Qualsiasi eh, cosa che venga richiesta eh, dalla da parte normativa, noi ci atteniamo a tutto. Io trovo strano che questi signori del Comitato non abbiano mai eh, detto qualche cosa sulle determinazioni di de, de tutti quanti questi enti. Non hanno mai fatto una, 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 una richiesta. Perché se l'avessero richiesta avrebbero visto che noi stiamo adempiendo tutte quante le, 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 le caratteristiche richieste. Così il proprietario di parte dell'impianto di biogas di Viano d'Aria 9, oggetto di polemiche, manifestazioni, dure proteste di un apposito comitato contrario al funzionamento della struttura. Rolle ricorda che sono state presentate domande a tutti gli enti preposti a dare o meno autorizzazione a un simile impianto, che tra l'altro da giugno è fermo. Abbiamo fatto la domanda all'ARPA, al Comune. All'US, provincia, regione, Consorzio di Bonifica, Vigili del Fuoco, Sovrintendenza, Genio Civile, ETRA, Veneto Acque, Commissione Via. E tutti hanno dato parere favorevole? Tutti hanno dato parere favorevole. Tanto è vero che insomma, abbiamo tutte le autorizzazioni. Perché l'impianto è fermo da giugno? È fermo da giugno perché noi eh, non potevamo andare avanti con, eh, comprando la biomassa secca che ha un costo troppo alto in quanto il vicino non è più in grado di eh, produrcela, questo era l'accordo iniziale dobbiamo eh, essicarla noi stessi e questo ha comportato che cosa? a fare una richiesta alla provincia, a tutti quanti gli enti per emettere l'essicatore e essiccare noi stessi il legno, non so dove vogliono parare questi signori qua, io credo che alla base ci sia tutta una volontà predisposta già da tempo politica. Perché mi è, mi è stato detto che almeno tre delle cinque del Comitato sono candidate per le prossime elezioni amministrative.